Benvenute e benvenuti a questa serata in cui siamo veramente lieti e onorati di avere un pezzo della storia dell'editoria in Italia, cioè Marcello Baraghini. Diciamo che Daniela Piretti, quindi fategli un grande applauso. Daniela che ha scritto il libro, che si alzi per piacere, grazie. Non mi fate fa Pippo Baudo, per piacere. E Francesca De Carolis che introdurrà, e Francesca ormai, oltre a tutto il suo lavoro sulle carceri, sui carcerati, eccetera, è anche una persona con la quale noi, insomma, da qualche tempo stiamo presentando libri con grande piacere, anche perché ci propone sempre cose così entusiasmanti. E Marcello Baraghini, intanto gli dobbiamo un ringraziamento proprio grandissimo, perché come tanti altri di noi, anch'io ho cominciato a conoscere tutta una serie di autori, di realtà e di pratiche, tipo quella dell'LSD, grazie ai suoi libri. Albert Hoffman in qualche modo è stato rivelatore per chi veniva, insomma, da percorsi marxisti-leninisti, eccetera, insomma, ha aperto la possibilità di uno sguardo più ampio sul mondo e anche sulle possibilità rivoluzionarie, cosa che poi in questo libro si vedrà. Marcello, insomma, è uno che è stato anche un grande attivista, ha sempre messo, no, tutte le sue energie a favore di cause collettive, dei diritti civili, della liberazione umana fondamentalmente. E lo ringrazio doppiamente perché il suo lavoro, per esempio, per il quale si è preso anche una denuncia, è dovuto andare anche in esilio in qualche modo, era proprio sulla Naja, e diciamo, alcuni di noi, grazie a questi cattivi maestri, si sono fatti pure 7 anni di processi militari per diserzione alla leva, tipo io. E quindi ecco, è stato molto presente nella generazione di quelli che hanno cominciato a studiare tutta una serie di testi dal 90 in poi, e lui e gli zapatisti fondamentalmente sono stati tra i fenomeni ai quali abbiamo guardato di più. E ringrazio Daniela Piretti per questo, non solo per questo libro di memorie che è stata in grado di mischiarlo con quello che era il contesto, no, nei passaggi che hai riportato, con il contesto storico che c'era in Italia all'epoca, e quindi con la vostra militanza, col vostro attivismo e via dicendo. E quindi diventa anche un libro di storia, ma diventa anche, come dire, un calendario, una cronaca dei giorni del Covid, dove tutti abbiamo molto sofferto, dove tutti quanti, con posizioni differenti e con scelte differenti, ognuno di noi comunque ha avuto le sue paure, ha avuto la sua necessità di condividere con gli altri quel momento di smarrimento che si stava vivendo, e quella solitudine fortissima che traspare dalle pagine di questo libro, e che nelle relazioni umane, interpersonali, si è riuscita ad affrontare questa questione molto più che con le attività governative, diciamo. E quindi io ho fatto tutti i ringraziamenti, adesso devo necessariamente passare la parola per l'introduzione a Francesca, e poi dopo io ti farò delle domande, come sicuramente anche dal pubblico. Non puoi fare la prima domanda? Posso fare la prima? Fare la prima domanda. Una cosa che mi ha toccato tantissimo, proprio perché conoscevo la persona, è il tuo incontro con Dario Pacino. E quindi vorrei che, cioè, la mia domanda che sarebbe stata dopo era di raccontarci un po' tutta la genesi dei testi che sono venuti e dei ragionamenti fatti con Dario. Allora, grazie. Dario Pacino, io ho avuto modo di incontrarlo. Quel pezzo. Ho avuto modo di incontrarlo perché in quegli anni ora non si parlava minimamente, il pensiero ecologico, diciamo, che era nemmeno agli albori. Non funziona, ragazzi. Aspetta, vediamo sotto. E
così, ok? E quindi noi insieme soprattutto a Daniele Barbieri, che è sempre stato una mente che percorreva i tempi, tant'è che poi anche con Marcello ha fatto diversi libri, ci occupavamo, avevamo fatto proprio una sorta di collettivo ecologista. E quindi andavamo a casa di Dario, che aveva scritto L'imbroglio ecologico, che fu il primo libro, penso, che riportava tematiche ecologiste legate anche cioè affrontava tantissimi temi, soprattutto la truffa alimentare, i cosmetici, i vari inquinamenti. Poi all'epoca c'era stato Seveso, non so se voi vi ricordate, una fabbrica che aveva sparso veleni ovunque. È arrivato Ettore, lo vorrei salutare, ciao. Il futuro. E quindi niente, insomma, era molto interessante andare a casa. Lui abitava a Colli Portuensi e soprattutto la cosa che a me mi colpiva tantissimo era che si aggirava nella casa, che era una casa piena di libri, molto accogliente, con la moglie che ci serviva tè, biscottini vari. C'era un gatto selvatico vero, insomma, una bestia alta così, che s'aggirava, però era molto mansueto, bellissimo. Forse Marcello può dire qualcosa di più politico. Per così dire, quello che avvenne con il collettivo Contro Informazione e Scienza, di origine diversa da quella fricchettona della stampa alternativa dei primi anni 70, anche degli anni 60, ci fu una saldatura. La loro identità, la storia di questi compagni del collettivo Contro Informazione e Scienza, più militanti, cioè militanti diversamente da noi fricchettoni, figli di fiori, però si saldarono due esigenze, quelle nostre di qualità della vita con quelle dei compagni del collettivo Contro Informazione e Scienza, sempre per la qualità della vita, quindi il loro rigore, il loro metodo, le loro ricerche e le nostre pulsioni. Noi fondamentalmente le vivevamo, le sperimentavamo sulla nostra pelle, sul nostro vissuto quotidiano, con l'obiettivo di una migliore qualità della vita, una buona qualità della vita, una migliore rispetto a quella intorno a noi. E loro, nell'ambito della loro militanza, così diversa anche dalla nostra, ci saldammo e vennero fuori dei libri incredibili, a tirature altissime, Sfruttamento alimentare, opuscoli da 500 lire, anche lì chi aveva le dava, chi non l'aveva non le dava, cioè sempre nello stesso spirito, il prezzo fallo tu, tuttora mi contraddistingue, La scienza contro i proletari, la collaborazione con Belle da morire. Pensate, in un paese che lei citava il libro, ma gli opuscoli entravano nelle vene di questo paese diversamente dal libro Feltrinelli, anche lì Feltrinelli, il libro di Dario Pacino, e nei centri sociali che erano numerosissimi nella vita del sistema arterioso e delle alternative di vita sociali, politiche e culturali, scorrevano decine di migliaia di copie per la prima volta. Il prezzo lo faceva chi, i compagni che li acquistavano, che trattava i problemi alimentazione, salute e sfruttamento in questi ambiti. E fu una scoperta, fu una stagione, secondo me, incredibile, una delle tante stagioni della vita di stampa alternativa, quindi agli albori, io parlo dei primi anni 70, addirittura a cavallo, perché con alcuni di loro, con Alvaro, ci conoscevamo anche da prima, dei primi anni 70. Una battaglia mi veniva in mente, che poi una battaglia che portò c'era comunque molta, diciamo, io non ci riesco così.
Allora, scusate, ma quindi ci fu per esempio una campagna atroce contro la Nestlé, ti ricordi? Perché c'erano i chimici che analizzavano tutto e quindi tante leggi che poi sono state varate dopo in seguito. Le multinazionali del crimine. Sì, multinazionali del crimine. Però insomma la cosa importante è che se questo paese è sempre un paese parecchio disastrato, però almeno alcune cose sono state poi realizzate, fatte, parleremo poi dei diritti civili, spero, dell'aborto, del divorzio, eccetera, è proprio perché venivano, cioè tutto il contrario di quello che accade oggi, no? Oggi c'è una politica che va completamente per conto suo. Allora invece la politica veniva dal basso, nasceva così in maniera molto spontanea spesso. Quindi cioè, alcuni diritti sono stati conquistati grazie a questa attenzione che c'era da parte di collettivi e da parte del movimento. Sei d'accordo, Francesca? Ecco, io voglio dire, voi avete avuto un assaggio di tutto quello che potete trovare in questo libro, che sono veramente 50 anni, no, si dice di controcultura, ma a me piace dire cultura, perché poi è quella che cercavamo, no? Cercavamo all'inizio e ancora continuiamo a cercare. Bisogna appunto usarle bene, secondo me, le parole. Questa è cultura vera, nel grande archivio di stampa alternativa. No, voglio solo giustificarmi, perché io sono qui perché Marcello ha accolto tutti i libri che gli ho proposto sul carcere. E da allora io ho cominciato, sempre molto coerente con la sua ricerca della parola viva, dello scritto che affonda nella vita, perché scritto in questo libro, la letteratura è... cioè la vita è letteratura, e sempre con questo è stato coerente. E quindi da allora, cioè da quando ormai sarà una quindicina d'anni che lo conosco, io ho sempre cercato di capire, no, un po' la sua storia, di informarmi, ma è veramente difficile, perché è veramente una cosa piena, articolata e complessa, insomma, è ricca, come avete già capito dalle loro anticipazioni. Per cui sono stata felicissima di vedere questo libro, dove... forse tutto no, perché non è possibile, vero Daniela, nonostante tutta l'attenzione, però tantissimo c'è di questi 50 anni. E sto seguendo Marcello e Daniela in questo libro, come avete capito, non è una biografia normale, no? Ma è una lunga conversazione fra loro due, ed è... una biografia, come dire, molto complessa, molto articolata, molto per nulla ordinaria. Ora, io sto seguendo la presentazione di questo libro e devo dirvi una cosa, perché ieri Marcello mi ha detto, per cortesia, niente retorica, niente esaltazione, perché io sicuramente avrei iniziato dicendo il mitico Marcello, però mitico l'hai scritto sulla copertina, le mitiche mille lire, e questo qua. Vabbè, però c'è. No, avrei cominciato con questo, vabbè, mi è stato detto, no, per carità, niente di tutto questo, fai domande... provocami, divertiti, quello mi diverto sempre comunque provaci, provocaci, che è una cosa sempre molto coerente col personaggio. Guardate, io l'ho conosciuto ai miei tempi con la provocazione del libretto sulla coltivazione della marijuana con Annessi Semi, no? Che poi un qualche problema giudiziario te l'ha portato, oppure col libro, come si chiamava, Contro la famiglia, no? Il manuale di sopravvivenza per i minori, mi sembra che il titolo grosso modo era così. Negli anni 70 in Italia, insomma, provate a pensare, no? Pensare che cosa significa. Fra parentesi c'è una notizia, mentre cercavo oggi, terrorizzato da lui che dice preparati, per vedere quando è stato, per cercare l'età di questo... l'anno in cui è stato pubblicato questo libro, ho scoperto che un volumetto di quel manuale è in vendita vintage a 200 euro. Non so da quale parte, quindi c'è qualcuno che apprezza. Qualcuno si è arricchito. Ah, sì,
Quindi intanto io non sono una grande intervistatrice né una grande provocatrice, quindi contiamo sulle vostre domande e le provocazioni, insomma, che immagino ce ne saranno tante. Però una cosa la voglio dire, tu mi scusi, sarà anche un po' retorica, perché una cosa che non va dimenticata è il carattere di questo libro. E ci tengo a dire che questo libro, cioè su tutto il libro aleggia molto uno spirito femminile, no? E non perché a me piaccia fare distinzione uomo-maschio, però qui la cosa è veramente forte, e non tanto perché, non solo perché l'ha scritto una signora, Daniela, ma anche per tutta un'impostazione. Parola di Marcello, la magia, il femminile è la magia di questo libro, quindi non potevo non dirlo, per quanto ti possa sembrare retorico e declatante. E soprattutto per tanti motivi, e poi ognuno può cercare il suo, quello che a me è piaciuto molto è la scelta del linguaggio e dei tempi della narrazione. Non è una biografia, diciamo, lineare, ma qual è la parola iniziale che adesso non ricordo, un meraviglioso miscuglio, perché il tempo, si dice in esergo, sì, il tempo non è una cosa lineare, il tempo è un miscuglio, no? E così è questa, narrazione, dove si salta da... Ah, ecco come ve la leggo, sì. Il tempo lineare è un'invenzione dell'Occidente, il tempo non è lineare, è un meraviglioso groviglio, e qui troverete un meraviglioso groviglio perché si salta dal passato al presente, loro ragazzini, loro più adulti, l'esperienza della commedia Elmo, la nascita di stampa alternativa, così avanti e indietro, in maniera che può sembrare molto confusa, in realtà è tutto tenuto dalle pagine di un diario, il diario del presente, no? E questa cosa di mettere tanti livelli dello spazio e del tempo tutti insieme, secondo me è una cosa, scusate i maschi, ma è una cosa prevalentemente femminile, e di questo gli va a dare atto. E qui mi fermo con diciamo, la mia introduzione un po' aulica e un po' retorica, aggiungo solo una cosa, che è quella che a me poi piace e non va dimenticata. A me è piaciuto e ha colpito moltissimo l'incontro attraverso questo libro di due persone che si hanno conosciute da giovani, si perdono, poi non so se vi siete persi veramente per un periodo molto lungo, e poi ritornano, con una collaborazione che dà tanti frutti su tanti piani, tanti livelli, e questo secondo me è uno dei più belli, e non so più là che cos'altro potrete combinare. E qui mi fermo, vorrei fare solo una domanda. Una cosa per aggiungere, questo secondo me è una grande dichiarazione d'amore che si sono fatte due persone, perché Marcello, che è uno che si tiene sempre riservato, insomma veramente si è regalato molto. E lei accolto, e Daniela ha accolto e diciamo esposto nella maniera migliore, secondo me, tutto questo. Quindi la mia domanda a Marcello, e poi anche a te, tanto per cominciare, scusate, ne faccio uno un pochino personale. Tu dici sempre, qui c'è scritto più di una volta, lasciatemi nell'ombra, lasciatemi nell'ombra. Adesso che ti trovi spiaccicato su 198 pagine, che cos'è? Come ti senti? E poi Daniela, vorrei sapere allora questa urgenza di raccontarlo, e di raccontarvi poi, e di raccontare 50 anni di storia, anche questo. Cominci tu? Sì. Lasciatemi nell'ombra, io l'ho sempre dichiarato, tant'è che dove vivo, nella cucina, che poi la cucina redazione, dove dormo anche, cucino, lavoro, dove c'era Olivetti 22 e un po' di... torneggia la cartolina, per favore mi lasci nell'ombra, Carlo Emilio Gaddo, perché... ho sempre ritenuto, nel senso di anti-ideologia, che parlassero talmente tanto i libri, no? Da una parte il vissuto, quello mi rendeva felice ancora prima dei libri, negli anni 60, La fuga di casa, ma che parlassero talmente tanto quello che facevo per i diritti civili negli anni 60. Pensate, io esco di casa 6 mesi dopo, minorenne, e fondo con Pannella e 4 sciagurati la lega del divorzio, in un paese che non conosceva nemmeno la parola diritto civile. Io a casa mia, in un caseggiato popolare, racconto sempre, ma continuo a raccontarlo, il mio vicino di casa era un ingegnere delle ferrovie separato, e mia madre mi proibiva di salutarlo. Dato che era persona gentile, io poi sono buono, sono
lo salutavo e lei mi menava. Capite, cioè, che paese era? Nemmeno diritto civile non esisteva. Io esco, comincio a drogarmi, a bere, a alcolizzare, tutto quello che potevo fare, tutte le libertà, tutte le licenze che avevo sempre sognato, e incontro Pannella e mi ritrovo insieme a 10 separati che picchettiamo al Parlamento. Uscivamo ogni pomeriggio, quando ero a Roma, non sempre, però il picchetto di 10 separati, c'era Argentina che aveva la sciatica, quindi camminava faticosamente, cioè persone che si erano rifatte la vita e volevano che lo Stato gli riconoscesse loro la dignità di cittadini. Arrivavano a vedere il pomeriggio, quando potevo, non solo io, altri figli dei fiori, i 2 o 3 che dormivamo e ci lavavamo nella prima sede del Partito Radicale, perché non avevamo casa nessuno di noi, e picchettaggio del Parlamento, in un paese che non conosceva nemmeno una parola diritto civile. E allora poi vado avanti e stringo, poi decido di fare stampa alternativa per affermare il diritto civile di chi? Della categoria di cittadini più vessati, i minorenni. Pensate a questo paese che già nel 68, no, si è un po' svegliato. E che cosa ci viene in mente, anche sulla nostra pelle? Che la categoria di cittadini più numerosi e più vessati erano i minorenni, perché erano in balia di una famiglia e delle istituzioni che li vessava culturalmente, socialmente e fisicamente. E quindi fondiamo, per affermare, sempre nell'onda di dare voce senza voce, perché poi all'origine di tutto mi riconosco ancora nell'insegnamento del mio maestro di Pannella, a dare il diritto civile per lui, per noi, per me, e io continuo ad affermarlo ad alta voce, è di dare voce senza voce. Più uno è senza voce, più un avanzo di fogno, più un reietto, più una merda considerato tale dalla società, che sono i carcerati estremi, i drogatoni estremi, perfino i pedofili, che non hanno diritto di parola, aprono una collana che si chiama Eretica, diario di un pedofilo, perché, diceva Pannella, dico io, proprio gli avanzi di fogna, quelli, i reietti, quelli condannati a tacere per sempre, secondo la società, hanno il diritto di dire chi sono, cosa pensano e cosa fanno. Chi vuole si difende, chi invece vuol capire, con quelle testimonianze, che sia il pedofilo, che sia l'incestuoso, che sia il drogatone estremo, che sia il transessuale, si arricchisce di conoscenza e di spazi di libertà. Dopodiché i libri, comincio con gli opuscoli, citavamo, mi faceva piacere fosse citato le multinazionali del crimine, Nestlé e McDonald's, erano i primi anni 70, quanto c'era di denuncia anche scientifica, con rigore per le ricerche del collettivo contro informazione e scienza. Ho sempre ritenuto da allora che i libri parlassero talmente tanto che era inutile che mi esponessi. Per dirvelo in un altro modo, sempre nell'ambito dei diritti civili, i primi anni 70, ma già io prendo la tessera fotogiornalista negli anni 60, a Isadora Pannella, con documentazione falsa naturalmente, per consentire alle pubblicazioni di Controcultura di non rischiare la galera se continuassero a pubblicare senza un direttore responsabile nel loro ambito. E escono talmente tante pubblicazioni col mio nome, e talmente tante poi tessere fotogiornalista per consentire a chi ha gli occhi di documentarsi avendo un talloncino fatto molto bene, molto meglio di quelli professionali, che si diffuse in giro che io non esistessi, che io fossi come Luther Blissett, cioè appariva la firma mia su centinaia di pubblicazioni, volantini, volantoni, giornali murali, talmente tante tessere fotogiornalista con la mia firma, il direttore di stampa alternativa, che
La nome era che non esistesse, anticipando di 20 anni, 30 anni Luther Blissett. Questo dà il senso, no, di quello che ho in mente. Cioè, sono talmente importanti l'affermazione concreta di diritti civili, di nuovi diritti civili, che è inutile che i riflettori siano puntati su di me. Dopodiché è chiaro, scoppia nei libri, poi la faccio breve, se no vi annoiate e me ne andate, scoppia nei libri 1000 lire. Scoppiano, io per 3 anni me li sono venduti a Porta Portese, sul tappeto. Mi piaceva farli, mi piaceva venderli, Roberto lo sa, perché ne stampavamo una al giorno, una settimana, ogni 2 o 3 giorni, però piccole tirature. Me le vendevo fino a che, per una serie di circostanze a noi favorevoli, a me favorevoli, scoppia e cominciano le tirature megalattiche. Sempre nell'anonimato, dopodiché è chiaro che arriva da tutto il mondo i giornalisti, perché si afferma in tutto il mondo una categoria di libri che non esisteva, il libro super economico. Pensate che si afferma un libro super economico che non c'ha la copertina, che è autocopertinato, io non ce l'ho qui, ma ve lo faccio vedere, c'ho Epicuro, che non esisteva. Pensate che mentre si afferma, cioè l'UNESCO continua a dichiarare che un libro, per essere ritenuto tale, deve avere almeno 64 pagine e la copertina rigida. Pensate nella società planetaria, cioè l'UNESCO che cosa dichiara? Il panfare anarchico, il panfare dei ribelli, il panfare del povero perché la carta costa, no? E devono stringere sul contenuto, non era libro, perché il libro, diceva l'UNESCO, per cui le biblioteche, compresa la nazionale, gli opuscoli non li classificavano, li ammazzavano e li mettevano in soffitta. Un libro, per essere tale, doveva avere 64 pagine minimo, copertina rigida. Noi rompiamo con un libro pieno di contenuti di 32 pagine senza copertina rigida. La nuova tipologia del libro si afferma in tutto il mondo e io improvvisamente, dopo 3 anni in cui me li godevo, Porta Portese, la fermata di Via Ottaviani, Pullman, i luoghi della mia vita, quelli della mia vita reale, del paese reale, e li vendevo con soddisfazione, arrivano i giornalisti da tutto il mondo. Io ero inseguito da truppa. Io in bicicletta, pacchi, la posta, San Silvestro, avevo dietro un codazzo di truppa, dal Giappone, dalla Finlandia, dall'America Latina. È chiaro che cosa fa? Potevo scappare, potevo darmi una di tante, ed è una delle occasioni in cui ho deciso che dovevo metterci la faccia, anche perché, e chiudo, è del caso dei libri 1000 lire come dei supplementi, c'era il dubbio, a parte che io esistessi, ma a chi c'è dietro? Cioè, mi hanno superato in questo senso, era talmente potente quello che succedeva che c'era questa atmosfera, ma chi c'è dietro? Allora, chi c'è dietro? Uno che ha il diploma di ragioneria, come me, che viaggia in autobus, che non c'ha la patente, che fa la spesa al mercato, che se non c'è soldi ruba il diario di Jacovitti, il diario Vitto, perché non c'ho i soldi, li rubavo. E quindi ci fu l'occasione affinché io mi raccontassi, per capire che dietro c'era una persona, un cittadino normalissimo, che quello che io facevo poteva benissimo farlo altrettanto un altro cittadino come me, diplomato ragioniere, scappato di casa, mezzo drogato, mezzo alcolizzato, e mezzo visionario. Ecco, scusate, come perché vedete, poi non mi fermo, sì, più. Appunto, Marcello non ha bisogno di tante domande né tante provocazioni per raccontare tutto. Invece Daniela. Che cosa ti dico? L'uomo tirato fuori dall'ombra. Sì, noi ci siamo conosciuti, che io ero una ragazzina alla seconda marcia antimilitarista Milano-Vicenza, pensata dal Partito Radicale nel 68. Era proprio il 68. E nel 68 c'era questo movimento pacifista. La prima marcia antimilitarista era il 67, cioè pensate... La prima siamo era nel 67. Milano Peschiera, dove c'erano gli obiettori, dove c'erano gli obiettori radicali, quelli che non volevano fare
nulla, erano imprigionati a vita e solo noi riuscivamo e pochi altri, no? A rendere la situazione, la loro situazione. Prima marcia antimilitarista Milano-Peschiera, da Milano a Peschiera. Sì, quindi ci siamo conosciuti di vista lì. Poi dopo qualche mese io capito al Partito Radicale, che allora c'aveva una sede stupenda perché era proprio in Piazza del Quirinale, dove ci sono le scuderie papali per intenderci, e stava arrampicato sui tetti, da lì c'era un veramente un panorama su Roma stupendo. E quindi io comincio a frequentare il Partito Radicale anche perché oltre ad essere una ragazzina molto molto agitata all'epoca, anche con una famiglia insomma molto pesante, ero proprio una convinta non violenta, pacifista. In quegli anni il pacifismo era rappresentato, c'era Azione Non Violenta, c'era il MIR, il Movimento Italiano della Riconciliazione, e c'era il Partito Radicale di Pannella. E quindi insomma per un periodo, per qualche anno ci siamo frequentati. Io mi ricordo quando ci incontravamo a volte la sera, andavamo a cena in birreria alla Peroni e Marcello mi portava le prime bozze del manifesto, perché fra tutte le cose che lui faceva, siccome era un appassionato di libri e di tipografia, soprattutto di tipografia, e è stato chiamato da Pintor al manifesto per seguire insieme al grafico l'allestimento del giornale. Quindi questo nuovissimo quotidiano, che sembrava incredibile all'epoca, perché all'epoca c'era l'Unità e poco altro, quindi un quotidiano indipendente, comunista, eccetera. E Marcello, sempre molto generoso, pur non condividendo assolutamente, perché lui era un radicale, però insomma ha lavorato anche lì. Poi ci siamo persi per parecchi anni, perché io ho fatto la scelta di Lotta Continua, mentre lui metteva insieme Stampa Alternativa e quindi seguiva tutti i vari gruppi più, diciamo, possiamo definirli un po' più fricchettoni del momento, almeno da noi erano definiti così. E poi invece ci siamo rincontrati a Pitigliano 6-7 anni fa, quando io gli ho portato in visione La vita trema, che è un libro che ho scritto prima in libreria a Roma, vabbè, poi sono andata a Pitigliano, è un libro che ho scritto che parla di quegli anni, ma parla soprattutto di Lotta Continua e di femminismo, quindi del congresso di Rimini, tutto quello che va tanto di moda adesso con il libro di Guido Viale. Io l'ho scritto già 7 anni fa, parlando soprattutto del femminismo, quindi è una visione al femminile di quel periodo. No, però quello che volevo dire, la cosa importante, perché sennò rischio veramente di perdermi, è che l'idea di questo libro nasce perché, se avrete la pazienza di leggerlo, lo scoprirete, tutto il patrimonio di Stampa Alternativa, che sono tantissimi libri, sono racchiusi in un capannone a Viterbo, che per tutta una serie di disavventure legali, Stampa Alternativa ha chiuso, ha fallito, e ora è tutto sotto sequestro, compresi i libri di Francesca, magari lei pure può. Quindi io soprattutto, questa è una bella idea, bisognerebbe fare così, perché... Ci pensate voi, Ci pensate voi. C'è un lucchetto. Vabbè, è raccontata anche la storia del lucchetto.
però insomma il discorso è, può andare perso un patrimonio così importante di controcultura? Ci sono veramente tantissimi libri, oltre a tutti i 1000 lire, ma ci sono anche i primi libri di stampa alternativa, quindi, e poi c'è tutto l'archivio. Quindi abbiamo pensato, nessuno ne sa nulla di queste cose. Nel libro è raccontato anche un incontro, perché come diceva Francesca si parla di passato, però c'è anche tanto presente, e quindi ci sono le iniziative che Marcello ha continuato a fare per tutta la vita, cioè lui non ha mai smesso in realtà, no? Quindi è raccontata anche una giornata alla Biblioteca Erziana, dove c'era Zero Calcare, e è raccontato un dialogo molto bello, secondo me, fra Zero Calcare e Marcello, quando parlano, perché viene fuori il problema, no, della censura. Allora Marcello dice, sì, a noi ci censuravano, però c'avevamo i giornalisti di tutti i quotidiani maggiori dell'epoca che ci seguivano e quindi ci davano visibilità. Adesso c'è una forma molto più sottile di censura, per cui tutto è omologato, in televisione ci sono sempre le stesse facce, i libri che vendono sono i libri dei soliti 10 noti, sì, da Cazzullo a insomma tutti gli altri, senza fare troppi nomi. Però quindi oggi c'è una forma di censura molto molto più subdola, e tant'è che Zero Calcare diceva giustamente, io fino a un certo punto ho accettato qualche compromesso, dice adesso, siccome poi i soldi tirano soprattutto, adesso mi posso permettere di fare e di dire di tutto, non c'ho più le pastoie che c'avevo all'inizio. Quindi vabbè, insomma, il libro è stato scritto per questo, per dare visibilità a una storia, a un personaggio molto importante, alla storia di quegli anni, la storia che ha contribuito a creare la società che c'è oggi dal punto di vista dei diritti, e che però non sono diritti acquisiti per sempre. Cioè io penso che in realtà poi stiamo sempre un po' quasi sull'orlo del precipizio, tanti diritti in materia di lavoro si sono perduti e rischiamo di perderne sempre di più. Pensate insomma a tutte le cose che vengono fuori rispetto all'aborto in questi giorni, eccetera. Forse se volete fare delle domande la cosa magari diventa meno noiosa. Abbiamo cominciato a mettere parecchie carne al fuoco, io potrei proseguire ad oltranza, però dateci delle... Se no questi non si fermano più, avete delle domande? Il primo. Ma non solo Zerzan, Zerzan te lo devo raccontare perché è prodigioso anche sotto varie sfaccettature. Io ho idea che a Pitigliano, dove opero nella più bella libreria del mondo, naturalmente alternativa, è una città che racchiude la storia millenaria, cioè nasce alle fondamenta etrusche e poi arriva al Medioevo e c'è lo splendore della superficie. Durante il Medioevo arrivano anche gli ebrei, quindi la piccola Gerusalemme con un afflato di un apporto di civiltà, di bellezza e di cultura incredibile. E la mia idea qual era? Io mi muovo più poco rispetto agli anni 60, on the road, di qua, di là, in giro per l'Europa. Allora, perché in un borgo dove c'è anche la libreria più bella del mondo, così ricco ancora di reperti, cioè vivi, non museali, quindi la città medievale, il borgo medievale, oltre che etrusco, perché comincia da lì, perché non portare la bellezza del mondo? E qual è la bellezza del mondo? La bellezza del mondo era Zerzan e Gary Snyder, i due pensatori in quell'anno, i due pensatori del pensiero
del pensiero forte, quello non omologato, no? Quello antagonista, quello critico. L'ecologia profonda, Gary Snyder, quindi compagno del Dharma, quindi tutta la controcultura, l'origine, no? Della controcultura più potente. E Zerzan, il pensatore del non globalismo. E tanto facemmo, perché questo poi è il contributo, questo è il fare corpo con i compagni, con gli amici, con i complici. Si scatena nel giro di un anno la ricerca, portare il pensiero forte del mondo a Pitigliano, in culo, non a Roma, non al Palazzo Reale, non ai festival letterari dove si paga il biglietto, no? Portarli, metterli a confronto con il popolo, con i rispettivi popoli, quello della non violenza e quello del non globalismo. E fu un'esperienza incredibile, perché vennero, non si conoscevano, si erano letti, si stimavano, ma non si erano mai incontrati nel resto del mondo. E li sguinzagliammo in tutti i posti selvatici intorno a Pitigliano, quindi alla riserva del Lamone, dove c'è il gatto selvatico, nella riserva del Monte Rufeno, e per andare nella natura, perché la natura è importante per Zerzan. Zerzan riscrive la storia delle civiltà a partire dalla nascita della civiltà, quella degli animali e quella dei contadini, cioè la rilegge per arrivare ai giorni nostri, agli sfruttamenti attuali. E ci fu una sorpresa, quindi il festival incredibile, partecipatissimo. E la sorpresa ve la devo dire, perché continua, quando ci penso, a stupirmi. Intanto erano tutti e due, sia Zerzan, poi Zerzan venne a Roma, abbiamo abitato assieme per parecchi giorni. Il paradosso era che Zerzan, che era considerato il guru della violenza, del non globalismo, dell'incitamento alla violenza, era la persona più non violenta, più mite umanamente, rispetto all'altro guru, Gary Snyder, che era, per affermare la sua davvero ideologia non violenta, no? Era autoritarissimo. E ve la devo raccontare, perché è incredibile. Cioè, il popolo che seguiva più a Gary Snyder, noi alternevamo uno o l'altro, però il popolo dei due che seguiva uno e l'altro poi ci seguiva. Ragazzi, le contestazioni a Zerzan dei non violenti, cioè Zerzan era considerato, no, il guru della violenza, no? E con tutto quello potete immaginare che potesse esserci dietro, ed era la persona più non violenta anche umanamente che ho mai conosciuto. L'altro era un guru un po' presuntuoso, un po' visionario, perché raccontava e perorava la causa della qualità della vita e di come e dove poterla svolgere. Il povero Zerzan fu sepolto da contestazioni fino a dover intervenire, perché i non violenti lo minacciavano di picchiarlo. Questo il succo. Io dovetti dividerli. Cioè, la persona umanamente, questo povero Zerzan che spiegava: ma ragazzi, ma che cazzo ho fatto? Io adesso vi racconto il mio pensiero in poche parole, cioè l'origine dello sfruttamento è così, 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 poi prosegue sintetizzando fino allo sfruttamento attuale che si verifica nei luoghi che voi ben conoscete, e questi gli impedivano di parlare, no. Però poi un buon servizio d'ordine, e finalmente sono riuscito in questo obiettivo a Pitigliano, un borgo di una bellezza estrema, storica, artistica, monumentale e ambientale, potesse ospitare la bellezza del mondo. Questo per dirvi che Pitigliano ancora c'è, ci sarà il 22° festival ad agosto, forse alla fine di agosto, dedicato a la galera, i prigionieri politici, 41 bis, il carcere ostativo, i nuovi e vecchi diritti civili, i bambini, le animazioni, affinché in un luogo in Italia, senza cinema, laboratori per bambini, affinché in un luogo in Italia senza biglietti, senza sponsor,
autogestito si possa portare la bellezza del mondo che va da Zerzan, l'uomo più non violento, anche nei rapporti umani, come pure il regista più pazzo del mondo. Sì, si può portare tutto. Cioè, la mia idea è che un posto qualsiasi, come quella che io dicevo rispetto alle persone, se uno sciagurato col diploma di ragioneria, semi-analfabeto, derogato, può portare a casa, può contribuire ad affermare diritti civili importanti. Pensate al divorzio, i 9 separati che per 1, 2, 3 anni picchettavano il Parlamento. No? Pensate all'obiezione di coscienza. A me mi condannano a 13 mesi, sempre nell'ambito dei primi obiettori, perché diffondo un volantino davanti al distretto militare per spiegare a coloro che andavano a fare la visita per fare il servizio militare obbligatorio che esisteva anche l'obiettore di coscienza. Naturalmente mandano me perché ero militante. Che cosa pensiamo noi sciagurati firchettoni? Perché non facciamo scoppiare la contraddizione? Io ero militante, non ci vedevo da un occhio, non ci vedo da un occhio, per cui non devo fare servizio militare. Chi mandiamo a rompere i coglioni, no, che esiste l'obiezione di coscienza? Uno militante. Infatti la provocazione funziona, perché scopre la contraddizione. Ma come cazzo, uno che non deve fare servizio militare va a rompere i coglioni davanti al distretto, si becca le botte, perché ogni volta erano botte, no? Usciva al servizio d'ordine dalle garitte, dalla stanteria, picchiava, poi mi portavano, denunciavano, e scatta il processo e mi danno 13 mesi. In un anno, affermata la condanna, in un anno riesco ad andare in appello, in Cassazione, e diventano definitivi. Da quel momento scatta, vuoi per la contraddizione che un militante va a rompere i coglioni per firmare un diritto che non gli compete perché non deve fare servizio militare, perché la cosa, diceva Daniela, in quegli stessi anni che vi sto raccontando, esistevano i giornali destra e sinistra che parlavano di me, magari per spararmi addosso, perché era deputato alla Nazione piuttosto che il Secolo d'Italia, piuttosto che Quelle della Sera, in certe, però ne parlavano, capito? Mi massacravano, cioè facevano i paginoni, però ne parlavano. Quando vi racconto della condanna per apologia all'obiezione di coscienza, guardate bene, apologia all'obiezione di coscienza, che poi di lì a 8 anni diventa legge dello Stato, no? Ne parlavano e vi confermo, oggi non è più possibile, devo solo bruciarmi vivo, ecco, per far parlare che sto conducendo una battaglia per i nuovi diritti civili. E non è detto, cioè forse nemmeno in quel modo, ma per dirvi, se è vero questo, che un cittadino come ognuno di voi, il più umile, il più sconosciuto, il più meno affermato, può contribuire ad affermare diritti civili, c'è speranza. E tuttora poi non so, ho perso il filo. Volevo dire che fra le righe avrete capito, questo è anche un invito ad andare a Pitigliano al Festival della Retro. Per dire che c'è un'oasi, sì. Non solo quella, ma c'è un'oasi, la più bella libreria del mondo, c'è un'oasi che può accogliere tutta la bellezza del mondo, perché un po' a casa, un po' a Pitigliano, un po' a libreria può ospitare. Citavamo Zerzan fino al prossimo festival sui diritti civili, il carcere, il 41 bis, il carcere ostativo, i bambini, il cinema, eccetera. E si può dormire tutti nella tenda mongola che è piantata. C'è una yurta che può ospitare. Vicino alla sua casa. Scusa, è la buona roba dell'orto. Quando arrivo Zerzan e Gary Snyder, non la tendo una decina. Dipende da quanto ci si vuole bene. Perché una decina di persone, dopodiché ci sono dei campi per le tende. E quindi direi, noi possiamo continuare. Facciamo fare una
ma piuttosto di libera circolazione che però non permette sostanzialmente l'espressione di altro rispetto al pensiero unico, no? Cioè, secondo me negli anni 70 c'erano una modalità di portare una rottura anche discorsiva che oggi è più difficile, perché oggi anche discorsi più alternativi vengono in qualche modo neutralizzati e diventano anche materiale, insomma, l'ecologismo, la green economy, tutta questa bella roba qua, tutte queste cose vengono recuperate per poi per poi sostanzialmente disattivare quel potenziale di rottura che tu nel tuo vissuto e nel tuo modo di raccontarlo lo trasmetti, cioè, forte. Per me è indicativo il fatto che me lo trasmetti. Allo stesso modo sento la debolezza di tante narrazioni che noi portiamo nel nostro dagli anni 80, 90, perché poi sostanzialmente sono tutte spuntate queste armi, diciamo, no? Vengono quasi incentivati dei discorsi che possono recuperarli, poi pensiamo al marketing che si è recuperato tutta la creatività, no? Di quegli anni, pensiamo a tutto quello che... Sono d'accordo. E io ne penso tutto il male possibile e tutto il bene in questo senso. Lo dicevo prima. Oggi per affermare, allora te la dico in un altro modo. Io nasco come uomo pubblico, no? Con tutto quello che vi ho detto che mi riguardava di umiltà, per affermare i diritti civili di chi ne ha più bisogno. Dei dannati, dei disperati, dei disgraziati, degli avanzi di fogna, dei dannati della terra. E oggi, anche con questo prossimo festival, io affermerò, ma affermerò anche con le iniziative, che per me il diritto civile di questi anni, di questo anno, di questo festival, di questi anni, badate bene, è comunicazione e cultura. Cioè, allora, la battaglia per il divorzio è stata vinta, c'è il divorzio. Pensate all'aborto. Io mi becco la seconda condanna a 18 mesi per apologia all'aborto. Ragazzi, apologia dell'aborto. E io avevo 13 mesi definitivi, obiezione di coscienza, apologia. E guarda caso lega obiezione di coscienza e l'affermazione di quel diritto. Poi a ritonfo, contro la famiglia, dove c'è due righe che dice... Guardate ragazzine italiane e non, che se avete problemi di aborto, c'è un numero gratuito, chiamate Londra, c'è uno psicologo che parla italiano e vi confrontate. Ragazzi, 18 mesi, 18, però l'aborto poi è diventato legge dello Stato. Ma perché? Quello che vi raccontavo in poche parole, in quegli anni, se io vado a distribuire un volantino davanti al distretto militare, e sono militante, scoppia un casino, perché la nazione mi dà 3 pagine, mi dà, quelle della sera me ne dava 2, per vituperarmi, per sputarmi addosso, ma ne parlava. In quegli anni lì, ma per parecchi anni, fino all'avvento poi del delinquente naturale, che delinque quando non c'è bisogno, che Berlusconi, conoscete bene, che compra tutto, compra editoria, compra giornali, compra televisione, e allora scatta una stagione che dura, per la quale oggi per me il nuovo diritto civile per cui sto operando, non in teoria con un saggio, no? Con il prossimo festival, con i prossimi libri, con i libri che il prezzo lo fa il lettore, con i libri senza copyright, con i libri senza Amazon, pieni di contenuti ancora più di prima, con la narrativa sociale, senza finzione, vaffanculo, cazzullo... E la comunicazione e la cultura, perché un paese che perde il cibo per la mente. Io poi i ragazzini delle scuole, poi mi chiamano ogni tanto alle scuole elementari, scuole. Io l'esempio che faccio è della mortadella che è il cibo per il corpo. La mortadella andate nei negozi e c'è la confezione con le specifiche delle caratteristiche, totte di una cosa, totte dell'altra. Tu la compri, vedi che qualcosa non funziona, vai in un laboratorio privato, 50 euro, e ti dice che manca un requisito. Vai ai NAS che esistono e fanno chiudere quel negozio. Ma se tu vai in una libreria e vedi tutti i nuovi libri del delinquente naturale, con tutta la
tutte le sigle possibili, da Mondadori, Rizzoli, Passaggeri del Libro, cioè Andaluce, cioè i libri li fa il delinquente naturale e ripropone il delinquente naturale. E trovi che è pieno di refusi, e trovi che è tradotto male. Che fai? Con la mortadella vai in AS, e con un libro delinquente pieno di refusi, non corretto, è tradotto male, che fai? E deperisci. Allora, da una parte c'è il deperimento dei contenuti, e dietro non si nasconde, anzi si afferma. Dall'altro, la comunicazione ormai è tabula rasa. Se mi do fuoco per affermare il diritto a una cultura piena di contenuti, e vado davanti al Parlamento, fanno finta che io non mi sia dato fuoco, e allora vive in questo senso. Siamo peggio che a Kabul, cioè bisogna ricominciare da capo, bisogna ricominciare per affermare i contenuti del cibo per la mente. Allora non mi gratifico, mi rimotivo ancor più degli scorsi decenni, anni, che c'è ancor più bisogno delle mie provocazioni o delle mie visionarietà per una situazione che condivido, è tragica. Ma che facciamo? Ci arrendiamo? Ma col cazzo che mi arrendo? E allora diventiamo... Io la metafora che uso per la mia quarta vita editoriale delle strade bianche, non a caso affermo le strade bianche. E le strade bianche, che strade erano? È quella dei briganti, è quella dei partigiani, è quella dei renitenti, quella dei disertori. Bisogna tornare alla macchia, bisogna diventare guerriglieri per affermare quello che nessuno ti riconosce più, come dicevi tu. La stampa è stampa di regime, tutta. La televisione è quella di regime, tutta. Internet è zeppo di regime. Allora torniamo alla macchia per studiare modalità per riapparire da guerriglieri. Allora, da una parte c'è un po' di scoramento, dall'altra c'è una maggiore esaltazione che quello possiamo fare a partire dal basso, da noi, da voi, da me, da noi, dalla consociazione tra di noi, dal fare corpo, è veramente talmente importante da non dormirci la notte. Adesso mi fa in mente una cosa, però una notizia che è stata accolta dalla stampa di regime, da questo libro uscito, la lettera, no, scritta da Lucio Battisti per sostenere la candidatura di Marcello, no, ne hanno parlato i giornali, di Marcello al Partito Radicale, e questo ce lo può raccontare Daniela, perché che l'ha scovata. Perché? Cioè, non hanno parlato dei contenuti, il libro è pieno di contenuti, di battaglie fatte, di battaglie perse, di battaglie vinte, di battaglie future, eccetera. Che cazzo vanno a scovare per fare l'ira di Dio? Che Lucio Battisti nel 92, io vado, una delle cose... racconta lui, non c'è. Dunque ero in pieno libro, inseguito dalle truppe di tutto il mondo, perché il libro Mille Lire era diventato una nuova tipologia di libro che si era affermato in tutto il mondo, in tutte le aree culturali ed editoriali del mondo. Allora, venga a sapere... che Pannella aveva dato vita, Pannella, il mio guru, diritti civili, senza voce, no? Il chiodo fisso della mia vita, dare voce ai reietti, ai dannati, all'avanzi di fogna, prigionieri estremi, eccetera, eccetera. E venga a sapere che fa la lista Pannella. Lo spirito io lo interpreto così, ognuno di noi è politica, no? E quindi a lista Pannella, a lista Baraghini, io con la mia identità mi propongo perché la mia vita è politica. Fenomenale per me, no? E lascio un biglietto, io non lo vedevo da 20 anni, Marco Pannella, e lascio un biglietto nel negozio di fronte alla casa che lui, io avevo dato a lui dopo essere scappato per fondare, scappato da Pannella, perché volevo più libertà anche dal Partito Radicale stesso, anche se continuavo a frequentarlo. E gli faccio i complimenti, Marco, bella idea, no? La lista Pannella mi sembra anche la lista Baraghini. Il giorno dopo ero primo in lista a Bari, secondo in lista a Roma. E faccio poi mi ritelefona e mi dice, guarda, la campagna elettorale della lista Pannella la devi aprire tu. Dico, Marco,
Io non ho mai fatto, cioè è vero che i giornalisti mi hanno intervistato perché mi inseguivano affinché io spiegassi questa cazzo di storia dei libri mille lire così di successo. E, io non, la televisione non l'ho mai fatta, cioè, no? E vabbè, arrangi e mi dà a due emittenti un tavolo lungo 6 metri, Teleroma 56, un altro emittente per mezz'ora. Io non mi ero reso conto che mezz'ora è un tempo sterminato, senza pubblicità. Per cui 4 minuti. C'era pubblicità, c'era pubblicità sulla Teleroma 56. E l'idea di mezz'ora, io proprio non mi sfiorava che era la follia pura. Eccolo lì. Ettore, vieni qui da me. No, non ci vieni? C'è una cosa per te. Eccolo Ettore, dai, vieni. Vieni, che abbiamo parlato di te. Ti vuoi far vedere? Lui è il bambino della copertina, il futuro, materializzato qui davanti a noi. Dai, davvero. Dai, ti venga a prendere. Guardalo, eccolo Ettore. No, adesso viene Ettore, viene, viene. Sì, ma adesso ne parliamo. E del filo galera, scusami perché... No, vabbè, allora, è meglio raccontare, vabbè, come io vengo, cioè, praticamente vengo a trovare la lettera assolutamente per caso, perché... Marcello tira fuori a un certo punto nella ricostruzione di tutte le vicende che ha vissuto, anche qui stasera ne ha tirate fuori alcune che ancora io non conoscevo, per ricostruire un po' tutto tira fuori delle cartelle dove c'erano i cataloghi dei primi libri, dei primi mille lire, eccetera, eccetera. E in una di queste cartelle, io mentre stavo al computer, però insieme pure cucinavo la zuppa, andavo nell'orto, vedo una firma Lucio Battisti, cioè una lettera scritta a mano a firma Lucio Battisti, quindi gli faccio a lui, ma Lucio Battisti, ma t'ha scritto una lettera? E leggo la lettera. La lettera era la dichiarazione di voto perché, come ha raccontato Marcello prima, in quel periodo aveva deciso di candidarsi, o meglio Pannella l'aveva praticamente obbligato a candidarsi, tant'è che l'aveva portato alla radio, eccetera, e alcuni personaggi avevano scritto delle dichiarazioni di voto a favore di Marcello Baraghini. E quindi insomma viene fuori questa lettera, da dove viene fuori anche Lucio Battisti. Lucio Battisti era uno dei cantanti preferiti, ballavamo i lenti noi con Lucio Battisti, qui qualcuno se lo ricorda, magari Roberto, magari Enrica, Giovanna, ve lo ricordate, e anche tu. Però a un certo punto nel movimento si era sparsa voce, Lucio Battisti per carità è un fascista. E invece viene fuori da quella lettera bellissima un livello di umanità e soprattutto dei contenuti che nulla assolutamente hanno del fascista, anzi tutto il contrario. E quindi io resto molto meravigliata e decido di mettere la lettera nel libro, la copio e la metto nel libro. Dopodiché mi chiama una mattina mio figlio che mi dice: mamma, guarda che siete su Radio 3, perché praticamente il quotidiano che si chiama, non mi ricordo nemmeno come, uno degli ultimi quotidiani usciti, aveva fatto un paginone su questa cosa che Lucio Battisti veniva considerato un fascista, invece assolutamente non lo era. E, insomma, in questo libro ci sono chiaramente tanti autori
da Alda Merini a Iacovitti a Sergio Endrico a Zerzan, insomma ci sono tante storie. Ai Cocciai, agli analfabeti. Sì. Anche naturalmente, però no, era solo per dire che in mezzo a tutti i vari personaggi è venuto fuori Lucio Battisti, perché campagna di stampa 80 anni di Lucio Battisti e di Lucio Dalla, e quindi cioè, e questo si ricollega un po' all'intervento che aveva fatto la ragazza, che tutto viene commercializzato, cioè alla fine si parla perché le cose c'hanno. Si capiva pure dall'articolo che chi ha scritto l'articolo ha acchiappato quella di cosa. Secondo me il libro non l'aveva letto, aveva acchiappato una cosa che in quel momento faceva notizia, e quindi sì, certo. Però il merito segreto di aver definitivamente sì, sdoganato Battisti da questo orrenda cap, insomma, potete andarne orgogliosi, no? C'era qualcuno che voleva parlare ancora? È uno dei motivi di orgoglio. Cioè, guarda che ne esce pure, assorbiti dalla Eni, cioè, non c'è contro cultura o cultura, se viene diffusa, io te l'abbraccio, io la prendo. Tipo il punk è una moda, è stato, no? Cioè, il punk è stato una moda, non è stata una cultura. Eccolo. È stata una moda. Eccolo qui. Passo passo si avvicina. Il futuro. Ma guarda che il libro salta, no, c'entra, perché come in linea con lo spirito del libro, che salta da una cosa all'altra, da un punto all'altro, eccetera. Cioè, qualcun altro guerrigliero è veloce, cioè svicola, cioè, capito? Scappa, può riappare, ma riappare quando è pronto a colpire di nuovo. Cioè, quando io rivendico che bisogna diventare guerriglieri di nuovo, c'è un ritorno alla macchia che non è quello, no, esattamente pari quello dei briganti o disertori, cioè le cose cambiano, ma bisogna agire con la stessa intelligenza, sensibilità e scienza e bravura. E cominciava il percorso di... Sì, ma non... Le modalità della guerriglia cambiano, mi hanno cacciato via con la settima flotta. Adesso ricomincio come il Lire per sempre, gratuiti in rete, tutto il patrimonio va in mostra, l'originale al Palazzo delle Esposizioni dall'11, però man mano io metto in rete gratis tutti i 500 libri, 600, 700, 1000, ma anche gli altri. Ci sono modalità nuove, la guerriglia non è la stessa del Che Guevara, non è la stessa dei partigiani, del comandante Casciani di Pitigliano. Cambia, dobbiamo adeguarci ai tempi con modalità adeguate ai tempi. Per questo che da una parte sono afflitto, per così dire, che c'è una cappa, no, di conformismo, di consumismo, di repressione, ma dall'altra, svegliamoci, cioè... Perché si ricomincia? E si ricomincia partendo dal divenire guerriglieri culturali e sociali. No, però voglio dire una domanda su questo. C'è il pubblico che ti segue, che vuole questo? C'è. Perché adesso noi abbiamo sempre parlato, no, del tuo fuori dal mercato, contro le regole del mercato, però non dimentichiamo che, l'ho scoperto in questo libro, che i 1000 lire sono diventati una voce dell'enciclopedia Garzanti, scusate se poco. Uno degli ultimi parti, Capec, la tua rivista, è stata recentemente premiata a Lucca come migliore impresa editoriale. Sono contraddizioni. Quindi... che facciamo esplodere. Cioè, io non ho una linea, cosa esploderà. Mi muovo per osservare e vedere dove sono possibilità di infiltrarmi, di entrare in una contraddizione, di entrare in un, no?
in una falla, in una crepa, è per scoppiare contraddizioni, ma deve essere furbo, intelligente, preparato, scienziato. Sì, è come le lettere di Lucio Battisti. Certo. No, quello grazie per bellissimo. Allora, premetto che siamo amici, ci conosciamo da un sacco di anni e credo che la domanda che gli faccio probabilmente può far nascere una discussione che, oh ciao, può far nascere una discussione che finisce domani, forse avremo bisogno di un altro giorno. La domanda che ti faccio è questa: tu hai parlato dei dannati della terra. In quegli anni tra i dannati della terra c'erano gli operai. Gli operai li consideravi dannati della terra oppure erano il mondo dei comunisti? No, semplifico un pochino cioè erano tempi in cui c'era il pensiero radicale e il pensiero comunista, quelli che ritenevano di essere tali, eccetera, eccetera. Corso Traiano, 1969, Corso Traiano c'è una manifestazione di operai che da cui nacque poi l'autunno caldo. Come l'hai vissuto tu? Io non c'ero e non l'ho vissuto più di tanto, però sono modi e modi per vivere il sociale. Allora te lo dico in un altro modo. Intanto ti ho parlato di scienza contro proletari, dei collettivi di compagni rispetto a noi fricchettoni. Cioè, di fianco a me c'erano i compagni con l'ideologia. Noi avevamo i compagni senza ideologia. Chiaro? E abbiamo trovato continuamente dei momenti di... chiamare sinergia, che è una brutta parola, di complicità. Abbiamo parlato all'inizio di Cino, del collettivo contro informazione e scienza. Io non ero insieme a loro a Corso Traiano, oppure loro sicuramente c'erano. Però poi i compagni, i giovani proletari, li incontro sul quotidiano Lotta Continua, quando Sofri mi dà una pagina per il proletariato giovanile. Io cosa faccio? Riempio quella pagina con un'intervista a un... a un giovane operaio, come si chiamavano, non apprendista, che parlava di marijuana. E mi chiudono la pagina, fatta con l'intervista sulla Lotta Continua, a volta dopo, come hanno fatto adesso, e mi chiudono la pagina. Certo. Però poi fumavano mezzo popolo, perché te la racconti in un altro modo. A un certo punto aumentano, noi fricchettoni perorevamo, ascoltiamo musica, a differenza spesso dei compagni, nel 68 c'era sopra Giannissim e Pino Masi, sotto c'era Lucio Battisti e c'erano i Grateful Dead. C'eravamo noi, che eravamo nel 68 alla Sapienza, ma noi eravamo sotto con o Lucio Battisti o Grateful Dead o Jimi Hendrix, e sopra c'era pubblicamente e sfacciatamente c'era Pino Masi. Dopodiché i prezzi dei biglietti i primi anni 70, da 500 lire, quindi arriva il rock alla grande, arriva, da 500 lire, che già era un prezzo al limite della sopportabilità, aumenta a 1000. Perché aumenta a 1000? Perché i tour manager italiani si fanno le scarpe, vanno a Londra e offrono al procuratore di Jimi Hendrix, per dire, non più 100, ma per rubare Jimi Hendrix offrono 200 o 300, il biglietto balza 1000 lire. E abbiamo incendiato col proletariato giovanile i palasport per 3 anni, non hanno più fatto concerti. E allora ci sono delle saldature che non sono quelle ideologiche. A quei tempi c'erano questi due percorsi di vita, culturali, di comportamenti sociali, eccetera. Appunto, dentro Lotta Continua non si poteva fumare. Chi distribuiva i volantini davanti alla fila, come me, poi al bar sport andava a sentire, metteva il jukebox i dischi di Lucio Battisti, insomma, c'era un po' questo aspetto.
Però quello che voglio dire è una cosa che chi non ha, io e Baraghini siamo coetanei, diciamo un anno più, un anno meno, abbiamo vissuto quei tempi su fronti diversi. In quegli anni c'erano le masse, cioè quando si dice la controcultura eccetera, oggi siamo individui, allora c'erano le masse in movimento, ma cose si vedono nei filmati delle volte, il 68 operaio, il 69 operaio, il 68, c'erano le masse in movimento, cioè l'idea della rivoluzione era un'idea possibile. Certo. Sì, sì, capito. Ma... qual era? Noi eravamo massa anche noi, però eravamo masse misconosciute più in ombra. Ma quella con era una valori, massa... affermavamo valori che di nascosto venivano affermati anche dai compagni più ideologizzati che riempivano le piazze e le fotografie, certo, dei giornali. Ma insomma, volevo solo dire che c'erano questi due percorsi di vita che erano che segnavano un po' quei tempi, insomma. Allora, possiamo dire che uno dei problemi grossi, no? Proprio di quei giorni, era che da una parte c'erano i cosiddetti partiti che sono diventati poi nel tempo sempre più rigidi, no? Nati dal movimento, ma poi sempre più rigidi, sempre più militarizzati e sempre meno liberi. Dall'altra parte c'era invece un discorso di creatività al potere, no? Che poi esplode nel 77, giustamente. Ci fu Licola, e Licola era piena di giovani operai. Cioè c'è stato anche un discorso di, non dico conflitto, però sicuramente ci sono state due generazioni che in qualche modo a un certo punto sono entrate in contraddizione, perché c'erano gli immigrati, no? Tutto quello che viene raccontato nel libro di Viale, di Guido Viale, su Lotta Continua a Torino, e ci sono delle pagine veramente molto belle nel racconto di tutti gli immigrati che andavano al nord, andavano a Torino per lavorare alla Fiat e vivevano una solitudine terribile perché nessuno se li filava. Nel momento in cui arrivano gli studenti, le studentesse, anche magari in minigonna davanti alle fabbriche, cominciano le prime assemblee fuori dalla fabbrica, e è chiaro che tutti questi operai andavano. Però poi allora, siamo andati avanti e nel tempo, no? C'è stato un cambiamento culturale, non c'è dubbio, che ha portato i giovani operai che litigavano col padre del PC comunista. Sicuramente. Perché portavano avanti altri, cioè ci fu un libro famoso all'epoca, Porci con le ali, Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice. Cioè viene fuori a un certo punto, la contraddizione esplode, ma esplode grazie anche a tutti quegli opuscoli, a tutto quel lavoro che Stampa Alternativa ha continuato sempre a portare avanti. Certo, no, cioè raccontare quegli anni bisogna insomma fare... sono molto complessi. Allora c'è un film, Trevico Torino, non so se di Ettore Scola, se lo conoscete, il film spiega questa solitudine dell'operaio e no, vi dico solo la mia storia brevissimamente, ma per dire i due mondi che marciavano parallelamente, quello di Marcello e quello mio. Io ero studente di architettura nel 68, ho fatto Valle Giulia, queste cose qua, eccetera, eccetera. E quando c'è e vado a Torino dopo gli scontri di Corso Traiano e faccio parte dell'assemblea operaia e così via, torno a Roma perché mi mancavano due esami da fare per laurearmi, e scoppia la strage di Piazza Fontana, 12 dicembre. Vengo chiamato da Sofia, dai compagni di Lotta Continua, via di su perché c'è... Allora, la strage di Stato, le lotte operaie e la strage di Stato sono due facce della stessa medaglia.
che hanno creato il movimento che lui chiama, che Baraghini chiama ideologizzato. Ma è importante che si metta, si metta in evidenza questo doppio binario dei giovani di allora, che potevano essere più fricchettoni o potevano essere un po' più ideologizzati e quindi pensare al comunismo come prospettiva possibile, insomma. Quindi c'erano questi due mondi, è sempre solo questo che... Voleva dire qualcosa? Sempre su questa... Sempre su questa linea che il compagno prima diceva. Alberto Grifi, che è un regista molto importante, ha fatto tutto un rendiconto di 4 anni, un videoteppista. Di 4 anni di Parco Lambro, dal 76 all'81, 5 anni insomma, di questo proletariato giovanile che scopre le sostanze e in qualche modo entra dentro a un loop tra lotta e consumo di sostanze stupefacenti. A Roma tra il 78, 79 e l'84, 85 abbiamo nei quartieri popolari la base sociale dell'autonomia operaia che viene praticamente devastata dall'eroina. Qui al Pigneto, a Piazza dei Condottieri, c'erano più di 100 ragazzi, abbiamo fatto inchiesta tanti anni fa, c'erano più di 100 ragazzi che giravano intorno all'autonomia operaia, e che erano persone anche che consumavano e che sono morti tutti, ne è rimasto in vita uno solo. E Viale dei Romanisti, 100 celle, a Roma Sud, dove praticamente allineava la base sociale dell'autonomia e delle Brigate Rosse, praticamente l'eroina ha distrutto completamente una generazione. Tu hai pubblicato qualcosa a proposito di questo, ci puoi raccontare? La racconto, però la racciuffo da capo. Una parte di... quando nacque questa alternativa erano un'agenzia di servizi, no? Per i compagni, per gli amici, per i compagni, e anche di controinformazione. Qual è stato? Abbiamo parlato del filone scienza, controinformazione sulla qualità della vita. Non dimenticare che l'altro filone, i milioni di opuscoli, erano tutti sulle droghe. Cioè, che la prima controinformazione, il primo spacciatore, quando ancora con lotta continua riuscivamo, no? La pagina al proletariato giovanile, l'intervista sulla marijuana, poi ci chiudono la pagina. Però dall'altra i circoli pubblici consentono di fotografare il primo spacciatore e chi c'era dietro a Campo dei Fiori, il primo spacciatore. Il Blue Moon, c'erano gli americani e servizi paralleli. Il fotografare e fare un manifesto 100-140 con le fotografie dei primi due spacciatori. E fare il dossier a droga nera e democristiana, ma siamo nel 72-73. Cioè, capivamo che sta, no? La disinformazione, la cattiva informazione, no? Avrebbe portato al peggio, e la paura delle droghe da parte di una parte dei compagni, quelli ideologizzati. Ma guardate che questo conflitto mio personale, stampa alternativa con la lotta continua, noi contestavamo anche la lotta continua, ma anche da dentro, cioè ci amavano i compagni di lotta continua, che rispetto alla musica, per esempio, facevano scelte scellerate, avanguardia operaia, soprattutto più una parte di lotta continua, per rifiutare i Grateful Dead. Cioè, io ho fatto una nottata, potevamo portare i Grateful Dead a Valle Lunga, c'erano tutti i soldi, c'era il precontratto. No, perché erano drogati. No, perché erano drogati. Perché Jimi Hendrix non ha suonato nel 68? Quando vado dai due che poi divennero servire il popolo,
perché non hanno fatto suonare Jimi Hendrix? Perché era un drogato. Eccole. Allora, succede, io contesto una parte, quella che voleva, arrivava il manager Zardi e gli offriva l'ex family dei gruppi spappolati, una parte dei gruppi che si era scisso, per fare poi l'inizio delle kermesse di classe, chiamiamole così. E se alla fine la parola d'ordine, dato che ci mettevo la faccia, ero un drogato, un capellone, un frocio, e che cosa aggiunse? Forse su indicazione di Harry Delu, che era un macrobiotico, che era un macrobiotico, perché avevo pubblicato accanto alla Contribuzione alla droga il primo libro, Andare in India, scritto dagli italiani che andavano in India e tornavano sani in bicicletta, magari andavano e tornavano, e ho pubblicato Fare macrobiotica, che era qualità della vita, era anche le nuove forme di alimentazione, frocio, perché avevo diretto il fuori, drogato perché non mi nascondevo, e poi c'era macrobiotico, era un insulto. No. E dietro chi c'era, mi dicono, chi dava le parole d'ordine, Harry De Luca. Chiaro il concetto? Quello per cui soffri, non so se uno dei motivi era questo flusso che si stava avvicinando più alla lotta armata rispetto alla tradizione di lotta continua, oppure il femminismo che incalzava, che mordeva. Ma certo la componente della parte ideologizzata che spingeva verso... capito? Cioè, non... Ci sono domande? Vorremmo una cosa un po' più... Speriamo che ci azzecco. Io volevo chiedere, no? Per quale motivo il divorzio ha preso piede? Nel senso che ormai le donne, o gli uomini, vanno dall'avvocato per divorzio come se andassero dal parpiede. Mentre l'aborto sempre di più c'ha delle restrizioni. Cioè, io nella restrizione mi sono data una spiegazione, che il matrimonio, cioè il divorzio, è più borghese, perché hanno avvocato qualcosa, è una cosa da ricchi, mentre l'aborto è più da poveracci, cioè da proletari. No, è una stronzata. No, è intrappolata. Beh, diciamo che Marcello prima ha raccontato le sue due denunce, quelle che poi lo porteranno alla latitanza, e una era istigazione all'aborto, proprio perché nel manuale contro la famiglia c'erano poche righe che indicavano un indirizzo di Londra dove le adolescenti potevano, un indirizzo telefonico dove si poteva telefonare per ricevere assistenza. Lui dice giustamente, allora non c'era il telefono azzurro, noi con quel libro in qualche modo lo abbiamo preannunciato. L'aborto rimane un argomento molto spinoso, intanto perché c'è tutto il discorso della Chiesa, del cattolicesimo. Ma in realtà anche noi femministe, penso qualsiasi donna è contro l'aborto, cioè nessuno di noi, cioè io parlo, per fortuna non ho mai vissuto questa bruttissima esperienza, però tutte le donne che l'hanno vissuta hanno poi detto mai più. L'aborto è una conseguenza, e non è un caso che adesso ci sono i ragazzini abbandonati che sono prevalentemente figli di immigrate, no?
è una conseguenza della povertà, della mancanza di contraccezione, di tutto quello che veniva, cioè di quel periodo, in quel periodo, ma purtroppo poi continuano le cose, no? Di un oscurantismo legato all'educazione sessuale, al corpo della donna, ai diritti. Quindi l'aborto, noi ci fu insomma sempre Pannella, il genio di Pannella che pensò al referendum, e ci fu una lunga lotta delle donne femministe, ma noi per strada strillavamo l'aborto per non abortire più, perché il bello della legge, e che poi purtroppo è stata anche molto disattesa, era proprio la creazione dei consultori, la creazione di una cultura legata al corpo e alla sessualità femminile. Quindi, insomma, il problema dell'aborto, che adesso, tra l'altro, all'epoca c'erano, non mi ricordo più quanti, non sono brava con le cifre, però c'erano tantissimi aborti clandestini. Le donne morivano d'aborto, c'erano le cosiddette mammane che somministravano i decotti di prezzemolo, e vabbè, io di questo ne parlo a lungo nella Vita Trema, perché io lavoravo in un quartiere proletario che era il Trullo Montecucco, dove c'erano donne che, non avendo i soldi per i preservativi, la pillola all'epoca proprio non era... costava tantissimo e non veniva, non c'era la mutua che pagava, che passava la pillola anticoncezionale, e molte donne ricorrevano comunque alle mammane, perché poi la cosa che dicevano, che a me mi faceva inorridire all'epoca e tuttora mi sembra terribile, è che se poi c'hai un'emorragia, se l'aborto con la mammana va male, c'è un'emorragia, a quel punto in ospedale, corri in ospedale, e a quel punto sono obbligati a farti il raschiamento. Se pensate, insomma, è una cosa terribile. Cioè, quindi la legge sull'aborto venne fuori proprio per evitare tutte le morti di aborto clandestino e per fare un passo in avanti culturale con i consultori e per evitare l'aborto, ecco. Però secondo me poi c'è un nodo molto molto più profondo, non superato, cioè in generale il controllo sul corpo delle donne è una cosa che secondo me è superata quasi per nulla, e questo dell'aborto è solo uno degli aspetti. Se guardate per esempio agli omicidi, a me non mi piace la parola femminicidio, perché chiudere in una gabbia, in un nome, in una qualifica, svaluta le cose, secondo me, no? Non serve a nulla, serve a metterti in una categoria e quindi già depotenziarti. Detto questo, adesso che si parla di tante emergenze, violenze, eccetera, eccetera, ma nessuno lo dice che in Italia, rispetto a 20 anni fa, sono ridotti moltissimo gli omicidi. Ce ne sono pochissimi, diciamo un 300-250 l'anno, rispetto, era sopra i 1200-1300 10-15 anni fa, va bene? E nessuno, quando parla di questi dati, dice mai che la maggior parte sono donne. E che cos'è? Io ho sempre pensato che quello è il fatto che questa cultura insuperata, questo nodo profondissimo, che insomma il corpo tuo è mio e devo decidere io cosa devi fare. Per questo secondo me anche diciamo l'atteggiamento pubblico nei confronti della storia dell'aborto è così fragile, cioè così oscillante, è così pericolosamente oscillante. Dopodiché tutte le conquiste che volete, ma non si dice mai abbastanza quanto in Italia si possa veramente abortire ufficialmente. No, è pienissimo di ospedali dove non è possibile, di obiettori. E lo Stato non ha mai fatto niente su questo, quindi ecco, la cosa è molto, molto più complessa. Tutto qua. Qualcun altro voleva chiedere qualcosa? No. Chiudiamo. Ecco, non ha. Sì, ma è casa nostra questa. Buonasera Marcello, grazie. Io ero uno di quelli che aveva la tessera da fotoreporter.
Allora, invece il discorso, la suggestione nasce... C'è ancora? Bene. La suggestione nasce da masse in movimento, prima è uscita questa frase. Allora, le masse in movimento degli anni 60-70 erano masse in movimento sospinte da una visione verso un futuro immaginato, ideologizzate o meno, ma comunque si andava verso un qualcosa. Oggigiorno, purtroppo, le masse in movimento le troviamo solo nei centri commerciali. E questo volevo dire. Mi è bruciato l'intervento. Allora, il problema è che oggi le masse in movimento stanno nei centri commerciali. Non si muovono verso un futuro, non c'è futuro. Si muovono solo nel presente, ma nemmeno un presente buddista, il qui e ora, cioè un presente vissuto. Anzi, quello è un presente che deve essere consumato il più velocemente possibile, proprio perché è insopportabile. Allora, se in 40 anni siamo arrivati da masse in movimento verso un futuro pieno di aspettative, a masse in movimento in un eterno presente eppure insoddisfacente. Allora, tu prima dicevi torniamo a essere guerriglieri. Io devo dire, da parte mia sono molto impotente, mi sento totalmente impotente, perché ormai la suggestione che è riuscita ad arrivare a queste masse, rendendole masse in movimento nei centri commerciali, è di una potenza inaudita. E dunque io cerco adesso di trovare un nuovo appiglio e un nuovo spunto nelle parole che tu hai detto. I diritti civili, comunicazione e cultura, però è molto faticoso. Vorrei vedere qualcuno ti regala qualcosa. No. Nella vita niente è gratis. Posso dire una cosa, prego. Piccolina che era piaciuta tanto a Dini l'altra volta, cioè è lo spirito di questo libro, no? Noi l'abbiamo ritrovato in una frase che io ho trovato scritta su un muro, no? È di Adorno e dice, e l'ho trovata casualmente proprio quando ho avuto in mano questo libro, per cui nulla è mai casuale, e dice, non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze. E questo libro che racconta tanto passato, in realtà è tutto proiettato per il futuro, secondo me qua dentro qualche spunto si può trovare, per come fare questa guerriglia, per esempio, no? Poi ognuno sceglie gli strumenti che ha, non violenta, perché noi siamo contro la violenza, tanto per sottolineare. Io continuo a dire che ognuno di noi trova, cioè intanto il tuo vissuto, cioè uno è guerrigliero perché fa la spesa in un certo modo in un certo posto, uno frequenta un locale come questo piuttosto che un altro, già è un guerrigliero per questo, no? Perché capisce che il consumismo è come una metastasi, se no rischi di divorarlo. Due, allora ti faccio un esempio, perché io non dico che non dormo la notte, ma sogno ad occhi aperti, cioè io sogno ad occhi aperti, che non sono i sogni di notte che si dimenticano la mattina, come dice Lawrence, ma sono quelli che tu individui come speranza di presente, diverse di futuro. Allora, io ho detto, va bene, i ragazzi non leggono. Secondo me è un dialogo molto serrato con Daniela. Io ritengo, lei dice, non leggono perché non capiscono, perché hanno perso lavoro. Io dico che il contrario, stanno scioperando. Sono rotti i coglioni di Moccia, Meccia, di Fabio Volo, come pure del nuovo Castelvecchio, del vecchio Castelvecchi che vendeva sole. Quindi non frequentano. C'è uno sciopero da parte dei ragazzi, silenzioso, perché nessuno li gratifica e non hanno rappresentanza, salvo che poi vadano a imbrattare, secondo me, a fin di bene il Senato piuttosto. E c'è uno sciopero silenzioso, ma potente. Allora si ricomincia dal famoso cibo per la mente. Io non dormo, cioè che mi posso inventare? Allora su internet, perché il libro breve ha più dignità di allora, lo metto gratis perché sono poche pagine, molto potenti, ricomincio anche nello spazio che mi offre internet, dove cerco di infilarmi più o meno proditoriamente. Poi che mi invento? Non leggono bene, io leggo. Ho amato dei libri che mi hanno cambiato la vita, Il vecchio al mare, Hemingway, Aldo Merini, le poesie, che faccio? Io lo so che tu non vai in libreria per comprarli, io nella mia libreria non ce li ho perché ho stampa alternativa, che occupa tutta la libreria. Però
che ti faccio. Ti prendo la frase da Hemingway, come da Albert Camus, gli scrittori che ho amato, e vedo se c'è in poche parole un pensiero forte. E caro amico giovane, dove te lo schiaffo? Sul tuo corpo. Quella frase la metto su una maglia come questa e tu che non sei cretino, e non sei cretino a maggior ragione perché non entri più in libreria, perché non ti fidi di entrare in libreria, a partire da Feltrinelli, che non frequenti più perché è diventato un santuario di consumismo e di conformismo. No? E allora io ti ribecco e sensibilizzo la tua intelligenza. Il libro che ho amato, estraggo la frase forte, citiamone una. Farò del mio peggio. E se ti colpisce, tu cosa fai? A Pitigliano io vendo, nel corso dell'anno, in culo al mondo, dove non arriva l'autostrada, è vero che c'è un po' di turismo, arrivano un po' di flussi. Io ho venduto 1000 maglie con le frasi di Hemingway, con le frasi di Kafka, con le frasi di Alda Merini. E quando la maggior parte, come furono i libri 1000 lire, le comprano i ragazzi di età media 14 anni. Allora, è vero che tu non leggi Alda Merini, ma se tu c'hai l'aforisma di Alda Merini e la indossi e devi difenderla dalle maglie di Gucci e di cavalli somari o di Nike, tu cominci, come furono i libri 1000 lire, a un percorso di ricchezza culturale e letteraria. E bisogna trovarle, ma le trovo io dal basso, come la puoi trovare tu nella vita tua ogni giorno, per dove fai la spesa e con chi fai la spesa e che cosa acquisti o non acquisti e che cosa leggi o non leggi e che cosa vai a frugare in internet per nutrirti. Quindi, io dico che in un corpo sociale dove le metastasi del consumismo e del conformismo ci stanno divorando tutti, ognuno di noi reagisce, se no le metastasi avanzano. Allora ognuno di noi deve diventare guerrigliero con la sua intelligenza, la sua sensibilità, la sua scienza, la sua efficacia, e reagire e consociarsi più che può con altri. Però non è ideologia, badate bene, è pratica. Grazie. No, volevo solo dire una cosa per conforto di Marcello, che poi le persone giovani non sono poi così stupide. Una ragazza mi ha detto che legge di letteratura contemporanea. Li leggi, sì, ma poi li ha già dimenticati. Quindi voglio dire, la percezione poi delle cose c'è. E questa è una persona che poi è andata sui classici. Questa ha 25 anni, non mi sembra cosa da poco, no? Quindi hai ragione tu. E io ho regalato a lei una delle tue magliette. Non mi ricordo quale, veramente. A voglia. Io posso continuare. Lui continua fino a domani, per cui insomma, possiamo anche salutarci qui. Sì? Quindi, ok. Veramente poi rimaniamo, non è che scappiamo. Non siamo cazzuno. Volevo fare una riflessione perché ho una sessantina d'anni anch'io, quindi diciamo questo. Grazie, ma dico Marcello da questo punto di vista è stato uno dei miei padri, nel senso che poi le sue pubblicazioni sono state estremamente formative. Però volevo fare alcune riflessioni proprio sull'esperienza che Marcello ci ha raccontato adesso in maniera così dettagliata, no? Ho colto alcuni elementi, no? Per esempio ne colgo uno, come Marcello usa un termine che per noi era abituale una volta, cioè veniva usato in maniera ordinaria, che è il termine compagni, che aveva allora un significato preciso, no? Oggi questo termine ha perso molto il significato, si usa molto meno, è stato sostituito da un altro termine che sembra un po', diciamo, un termine in decadimento, che è compagneria. Compagneria, no? Cioè, quindi un termine molto più puro. E volevo fare riferimento a questo elemento che tu hai detto, fra ideologia, il rapporto che c'è stato in quegli anni fra ideologia e, diciamo, impianto libertario, no? Cioè la dimensione individuale, cioè il vivere la rivoluzione come fatto quotidiano, no? Come fatto di scelta quotidiana. Mi sembra però, Marcè, che un elemento qua non è uscito. In quegli anni c'era
una dinamica costituente quegli anni, che era il conflitto di classe. Questo bisogna dirlo, voglio dire, no, non si può negare questo aspetto, perché è proprio da questo elemento che sorge la potenza anche affrancatrice di quegli anni, no? Che ha prodotto la trasformazione di questo paese, il nuovo diritto di famiglia, l'aborto, tutti questi aspetti qua. Perché c'è un elemento, secondo me, costituente, no? Fra un rapporto dialettico fra la teoria, cioè quindi una visione intellettuale molto avanti nel tempo, che ha la capacità di lungimiranza, e la forza. L'una è espressa, secondo me, da coloro che per un motivo o per altri ci hanno avuto questa capacità di vedere, l'altra è espressa da coloro che hanno la necessità di affrancarsi. Perché gli operai che venivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Sardegna, arrivavano a Torino, incontravano e avevano la necessità di liberarsi da una condizione, incontravano una visione dell'esistenza, una prospettiva, una speranza, appunto, d'affrancamento, di cambiamento della propria vita individuale. E questo è l'elemento che, secondo me, in quegli anni ha prodotto la grande trasformazione, l'unificazione fra questi due elementi, fra la capacità di immaginare una vita diversa e quindi di pubblicarla, e quindi di dargli voce, e quindi di farla diventare comunicazione, e la necessità di affrancarsi da una condizione. Questo è stato l'elemento. Allora, siccome io pure ho 60 anni, ho cominciato a fare attività politica, che ce l'avevo 15 col movimento del 77, no? Che è stato anche il luogo di unificazione di questi due elementi, in cui l'affermazione che il personale che è politico riporta appunto alla nostra formazione, no? In cui la politica non è più qualcosa di staccato, ma la politica si fa tutti i giorni, quindi il personale che è politico. Dico, siccome ho 60 anni pure io, a un certo punto arrivi nella vita e ti dici, ok, ma la mia esperienza storica come quella di Marcello, che senso c'ha oggi, no? Devo trovare il senso di come diventare nuovamente un guerrigliero, un nuovo bandito, cioè qualcuno che a un certo punto soppone con il proprio corpo, con la propria fisicità questa cosa. E secondo me quello che manca oggi è proprio questo, la capacità di affrontare in termini di comprensione, in termini di comunicazione, in termini di capacità di lasciare esprimere un punto di vista che sia d'analisi del mondo nel quale noi ci troviamo oggi. Che secondo me, chiudo, dico solo questo e chiudo, che l'elemento che secondo me andrebbe valutato è la differenza fondamentale che c'è fra quel mondo e questo mondo, e che quel mondo era il mondo nel quale si produceva il valore. Gli operai che venivano, che hanno dato la forza per questa trasformazione di questa società in quegli anni, producevano il valore nelle fabbriche. Il nostro è un mondo di consumatori. Il valore viene prodotto in altri luoghi. In altri luoghi. Siamo collocati in un mondo, e l'altro elemento costituente è l'impianto neoliberista. Mentre prima il valore veniva prodotto dal lavoro, e quindi i lavoratori nell'affrancarsi dalla loro condizione incontravano un punto di vista, e con quel punto di vista diventavano strumento dell'azione della lotta di classe, noi ci trovavamo in un mondo in cui tutto è ridotto a merce. E qui riprendo, voglio fare riferimento al primo intervento che c'è stato da parte della compagna che ha parlato della difficoltà di oggi di riuscire a ricoprire un punto di vista e una pratica rivoluzionaria. Perché appunto ciò che andrebbe fatto oggi è ridare voce a tutti coloro che lavorano per comprendere profondamente quali sono le dinamiche nelle quali siamo investiti. Una delle principali è la riduzione a merce di qualsiasi elemento, fosse anche del prodotto della controcultura, che diventa anche quello un elemento di merce, al punto tale che oggi quando noi guardiamo le pubblicità delle auto, le suggestioni che ci vengono proposte sono le auto come libertà, addirittura le auto come rivoluzione. E chiudo qua. Sì, ma diciamo le stesse cose, cioè quando io indico, ma senza l'apparato ideologico porta in un approccio libertario, il guerrigliero comincia da dove cazzo fa la spesa, con chi la fa e dove va a farla. Lì comincia oggi l'essere guerrigliero, perché ci sono delle opzioni che chi ancora ragiona in termini non consumisti
da compagno rivoluzionario, comincia da lì. Non basta quello? Comincia cosa leggere e dove leggere, perché il cibo del corpo che va a cercare con certe modalità e è possibile trovare delle alternative reali e quotidiane, si accompagna a quello come nutrire l'intelligenza. Ma ripeto, mentre il cibo del corpo, la mortadella, c'ha l'etichetta per cui puoi far chiudere quel negozio, il cibo per la mente, che forse è più importante anche di quello del corpo, non è protetto da nessuno, ma è quello ancora più vitale di quello della ricerca di essere guerrigliero a partire da dove fai la spesa la mattina o quando hai due soldi per farla, non vai là, ma vai in un altro posto, non ci vai da solo, ma ci vai con altro. Poi da lì deriva tutta una serie di elementi che abbiamo messo a fuoco, ma ci vorrebbe un seminario di quelli che durano 3, 4, 5 giorni qui su tematiche più specifiche. Però si ricomincia, forti dell'esperienza che ognuno ha avuto, per frenare questa metastasi che, se non la stoppiamo a partire da ognuno di noi, diventa definitiva. Quando dico definitiva non so cosa potrà succedere. Temo di dirlo. Un'ultima cosa. Il tuo spostamento in campagna, visto che parli di autodeterminazione alimentare, che significa per te? Beh, questo mi tocca particolarmente perché anche noi abbiamo fatto questo percorso con la Panciovilla in Sabina. Quando stai in mezzo al terreno a mettere le mani nella terra, che cosa provi? Io allora, quando la casa editrice, la società che gestiva il marchio è fallita, è andata in mano a un liquidatore, io per un anno mi sono chiesto a Baraghi che faccio adesso, ci riprovo, ma come, visto che il capitale, visto che il potere, no, mi ha dato una legnata alla paura, oppure mi rassegno, c'ho una libreria bella, mi piace, la implemento e faccio l'ortolano, perché ho cominciato a fare l'ortolano. Perché lo faccio? Per quello che dicevo, non, io della terra, ma basta un terrazzo, ma basta anche un davanzale per cominciare a coltivarti qualcosa. E in certi mercati di quartiere, anche a Roma, quello che frequento accanto a dove abito con Daniela, ci sono degli ortolani a prezzi più accessibili di quelli dell'ipermercato, supermercato di qualità. E per dire, io ho ricominciato e poi ho deciso di fare la mia quarta vita di editore all'incontrario, quella vaffanculo tutte quante le regole di mercato, perché guardate, è tutta qui. Le regole di mercato, alcune sono obbligatorie, ma il codice a barre, il copyright non è obbligatorio, ma chi cazzo, ma il copyright, che è il cancro, quella è la cancrena, il possesso del cibo per la mente. Tu scrivi magari a coscienza che è prezioso quel cibo per la mente e poi c'hai il copyright per cui solo alle condizioni che dici tu e il tuo editore puoi trasmettere. Lo rivendico invece che se un cibo per la mente è importante, deve essere libero e anche l'autore deve rassegnarsi oppure esaltarsi che quel prodotto della sua intelligenza, come fa Luther Blissett con Einaudi, tu pubblica pure il libro, però lo metti gratis poi in rete. È una contraddizione che hanno creato all'interno di Einaudi. Allora ho scoperto che la rigenerazione del corpo attraverso le cose che consumo, di sapori, di profumi, era una rigenerazione che si sarebbe poi riflessa sull'intelligenza. Allora a quel punto ho messo insieme le cose e ho detto bene, mo c'è la quarta vita mia. Si chiama Strade Bianche, i briganti, i partigiani, i disertori, i renitenti. Io faccio sempre l'esempio ai ragazzi, i disertori, noi dobbiamo disertare da una parte. Ma allora ve la dico in un altro modo, e la semplifico. Guardate bene, quando dico da una parte sono inquieto e preoccupato, dall'altra sono esaltato. Io, quando ho scoperto le modalità della mia quarta vita editoriale libertaria, folle, dissennata ancora più delle precedenti, ragazzi, io non sono mai stato così pericoloso nella legalità. Cioè, allora, il cibo per la mente è più importante. Bene, io abolisco, cancello tutte le regole del mercato che non sono tassative, che non mi provocano conseguenze penali o legali di nessun tipo. Abolisco il copyright. Non solo, te le dico
abolisco il codice a barre. C'è un'abolizione del codice a barre. Abolisco Amazon. E te le dico, perché apriremo un punto con i libri, il prezzo lo fa il lettore. Il lettore deve, il lettore che penso io, il compagno rivoluzionario, devo riconoscermi il valore, il contenuto dei miei libri e la mia storia. Se non ho soldi, prendi i libri, succederà quando vi lascio i libri. Non hai soldi, il libro lo prendi lo stesso. Ne hai, dai il valore, i tuoi soldi, misurali e metti quello che vuoi per quel libro, magari di poche pagine, che costa un centesimo di copertina, ne devi da 5 euro perché ce li hai in quel momento. E allora, e qui è la rivoluzione, cari compagni. Quando io decido che il prezzo della mia merce, che è una merce liberata, libertaria, di liberazione, e il prezzo, il tabù, abolito il copyright, perché gli autori mi danno possibilità di abolirlo, no? Scrittori, traduttori, chi collabora, il prezzo lo fa il lettore. Ok, comunque possiamo dirlo che soprattutto in tutto il periodo del Covid, nel libro è raccontato, Marcello faceva prevalentemente il contadino. Lui ha degli orti stupendi, ultimamente saccheggiati dai cinghiali, ahimè. Ho fatto le protezioni, però i cinghiali se ne sono andati. Fatte le protezioni degli orti, frutteti, gli orti, i cinghiali se ne sono andati. Non capito che non era, è un'altra metafora rispetto al consumismo. Io non sono mai stato così pericoloso nella legalità, cioè ti dice qualcosa, ti sto scardinando il valore, la deità, il Dio, che è il consumismo, il prezzo, il copyright e il codice a barre. E dato che è possibile farlo, bene, lo sto facendo. Ok, no vabbè, io volevo solo dire che è molto bravo, ci abbiamo persino i carciofi. Le piante di carciofi siamo riusciti a mettere, quindi insomma fa volentieri anche il contadino. Io ero molto preoccupata perché stava da solo in campagna, mi diceva che ballava con le pietre, no, era l'uomo che sussurrava le pietre, perché stava praticamente togliendo pietre dal terreno, quindi insomma un po' di preoccupazione c'era. Però è andata bene. Gli comunque, orti, gli orti sì, vivono. Le sue pesche sono molto buone, ve l'assicuro. Però che fa tu quintali di pesche dove non ce n'è una marcia. Pesano mezzo. Sì. Io direi che ci abbiamo. Sì. Io c'ho fame. Tu? Io volevo solo chiudere con una cosa e incastrare Valerio. No, siccome ci sono due aspetti, no, di questi che molto interessanti che sono usciti fuori e potrebbero continuare fino a dopodomani. Due incontri, uno esclusivamente sulla campagna, e tutto quello il resto è tutto il discorso dell'ecologia. Se vuoi, tanto Marcello ne ha tanti dei libri. E l'altro, anche molto importante, che può girare intorno al libro di Daniela, La vita trema, perché siccome lei lotta continua, quindi lui, hippie, radical chic, radical, scusa, radicale, così, insomma, sono le... Scusa, no, Marcello, no, 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 per carità, ma perché mi è uscito perché sono stanca. E radicale, no, questa però è una cosa, sì, lui si può andare avanti, e nel libro di Daniela praticamente è tutto raccontato l'altra faccia, no? Quindi c'è materia per andare avanti. Lezioni di guerriglia. Beh, grazie per queste lezioni di guerriglia. Certamente potremmo fare un incontro tutto sulla campagna, magari lo faremo alla Panciovilla, che è l'ambiente migliore, in Sabina, e anche per il libro di Daniela, ma anche per il tuo prossimo, insomma, sempre con Strade Bianche. Quindi vi ringrazio intanto, grazie a Marcello Baraghini, un bel applauso, veramente la storia d'Italia, la parte bella della storia d'Italia, a Francesca, a Daniela, grazie per il tuo scritto che è molto bello, è ben scritto, è bello divertente. Grazie a Marcello, vi ricordo che il 20 ci vediamo qua con Paolo Persichetti per la presentazione della Polizia della Storia, le fake news su Moro,
Sapete che insomma la storia degli anni 70 è una storia molto complessa, si è parlato di servizi deviati, ma quando si parla di servizi deviati si sbaglia sempre, perché i servizi non sono mai deviati, perché il loro lavoro è esattamente quello di distruggere preventivamente tutto quello che si muove contro lo Stato e contro il capitale. E quindi faremo questa presentazione. Tutto questo viene fatto come rilancio della libreria I Fiori Blu, che è qui accanto, e che potete visitare questa sera, perché adesso Alessandro la apre, dove troverete anche le copie di Balla coi libri. E quindi ci vediamo presto con Daniela, ci vediamo presto con Marcello e con Francesca per i prossimi appuntamenti. Grazie, grazie. Grazie molto.